Parliamo del paradosso EPR. EPR sono le iniziali di tre scienziati, Einstein, Podolsky e Rosen. Un triumvirato che nel 1935 pubblica un articolo che è diventato famosissimo, in realtà l'articolo più citato in assoluto di Einstein, credo di non dire una stupidaggine, e in questo articolo questi tre scienziati formulano un ragionamento. Questo ragionamento porta a un paradosso, verrà in seguito battezzato paradosso EPR. E questo articolo famoso sarà poi l'articolo che darà vita ai lavori di John Bell negli anni 60-70 e in seguito ai test sperimentali degli stati di entanglement. E quindi questo articolo è iniziatore di tutta una serie di indagini sia teoriche che sperimentali estremamente importanti. È stato scritto tantissimo di tutto sul paradosso EPR, ma dalla mia prospettiva spesso si manca di spiegare la vera natura di questo paradosso EPR. C'è una soluzione del paradosso che secondo me è la soluzione che prende sul serio la contraddizione a cui giungono EPR, che è sostanzialmente quello che potremmo definire un ragionamento per assurdo, ex absurdum, perché questi scienziati partono da una serie di ipotesi, alcune esplicite, altre non esplicitamente dichiarate, e da queste ipotesi, ragionando in modo logico, giungono a delle conclusioni conflittuali, giungono a una contraddizione in termini. Questo è il paradosso, una contraddizione in termini che ci obbliga a spingere più in profondità il nostro ragionamento, a rivedere alcuni dei nostri assunti che ritenevamo essere corretti, ma che evidentemente non lo sono. Ora, EPR. Dirò EPR per non dire sempre Einstein, Podolsky e Rosen, ma sicuramente Einstein a quei tempi, scrivono questo articolo, tra l'altro questo è anche il titolo, che è un titolo sotto forma di domanda, dove la domanda è: può la descrizione quanto meccanica della realtà essere considerata come completa? E scopo degli autori è mostrare, tramite una contraddizione in termini, che non può essere considerata completa. Si ritiene di solito che EPR avevano torto e che gli esperimenti hanno poi dato ragione alla meccanica quantistica, ma in realtà questa analisi non è propriamente corretta. In realtà si può dire che EPR avevano ragione nel ritenere la formulazione standard della meccanica quantistica come incompleta, ma avevano ragione non per le ragioni che ritenevano loro. Loro ritenevano, Einstein sicuramente, che era un adepto della cosiddetta interpretazione statistica della meccanica quantistica, lui riteneva che fosse possibile aggiungere delle variabili nascoste allo stato, nella descrizione dello stato dei sistemi, cioè lo stato che di solito viene descritto come una funzione o come un vettore in uno spazio di Hilbert. Ecco, questa era una descrizione a grana troppo grossa e secondo Einstein era possibile in linea di principio raffinare quella grana nella descrizione dello stato aggiungendo delle variabili sconosciute, dette variabili nascoste, e facendo in questo modo diventava possibile descrivere in modo accurato le proprietà che di fatto un'entità microscopica possiede, come ad esempio una posizione e una quantità di moto ben definita in ogni istante temporale. Poi i lavori di Bell con il suo teorema di impossibilità e altri teoremi della stessa natura e gli esperimenti che sono stati fatti hanno dimostrato che questo tentativo di completare la meccanica quantistica tramite variabili nascoste da aggiungere allo stato del sistema, ecco, questo era un tentativo che non poteva funzionare. Ma questo Einstein ovviamente non lo sapeva, e Einstein a suo tempo riteneva che la descrizione quanto meccanica fosse per l'appunto una descrizione di tipo statistico, quindi qualche cosa che ci permetteva ovviamente di fare delle predizioni, ma che non descriveva la realtà dei sistemi fisici in quanto tali, un po' come
in meccanica statistica, dove descriviamo delle grandezze fisiche come la temperatura, pressione, eccetera, possiamo definire delle probabilità, ma non conosciamo il dettaglio, ad esempio, dei moti delle molecole all'interno di un gas. Molto bene. Allora, quello che cercherò di fare oggi è di spiegarvi l'essenza del paradosso EPR e poi spiegarvi qual è, dalla mia prospettiva, la soluzione. Questa soluzione è stata proposta nei primi anni 80 dal fisico belga Diederik Arts, quale corollario, se così possiamo dire, del suo lavoro, della sua tesi di dottorato, dove Arts si interessava per l'appunto alla descrizione di sistemi compositi, di sistemi formati da più entità, e analizzando questo problema da una prospettiva molto ampia, Arz si è reso conto che c'era un piccolo problemino, ma ne parleremo più avanti. Quindi partiamo dall'inizio. Che cosa fanno EPR? EPR prendono, diciamo, nel loro ragionamento, prendono per buona la fisica quantistica, la meccanica quantistica. Stiamo parlando degli anni 30, del 1935, ricordiamoci che la parola entanglement, ad esempio, non era ancora stata utilizzata, credo che era lo stesso anno che Schrödinger utilizza per la prima volta quella parola, però la formulazione standard della meccanica quantistica nel 1935 era ormai più o meno completata. Quindi Einstein e i collaboratori, insomma, hanno a disposizione tutto l'armamentario della fisica quantistica come oggi più o meno la conosciamo. Cosa fanno loro? Quindi loro si situano all'interno di questo quadro, utilizzano tutto ciò che possono utilizzare. E però non fanno solo questo. Loro si mettono, diciamo, prima di tutto utilizzano, introducono un criterio di realtà molto generale, non necessariamente il più generale possibile. Ma loro dicono qualcosa di molto semplice, che se io sono in grado di predire l'esito di un test che testa una determinata proprietà di un sistema, allora quella proprietà di quel sistema deve per forza di cose essere attuale. Cioè una proprietà, nel senso attuale del termine, è uno stato di predizione. Cioè, se la mia predizione è certa, se io sono in grado di predire con certezza che quel sistema, se faccio quell'esperimento, darà quel risultato, allora la grandezza fisica associata a quel risultato so già che è attuale per quel sistema, senza in realtà la necessità di eseguire il test. Cioè, un test mi conferma la mia predizione, ma no, se sono in una situazione dove sono certo che, a questo punto, ecco che ho un criterio per poter decretare che il sistema possiede quella proprietà in senso attuale del termine. Einstein, Bode e Schrödinger parlavano non di proprietà attuali, ma di elementi di realtà, ma diciamo che l'idea era la stessa. Poi questa idea di elemento di realtà definito in modo operazionale, come hanno fatto EPR, verrà ripresa negli anni successivi da Constantin Piron nella sua costruzione assiomatica del formalismo quantistico, in seguito anche dallo stesso Diederik Arz, affinando e raffinando sempre di più questo criterio. Bene, comunque il criterio è molto generale, cioè nel senso, dire che un sistema possiede una proprietà se sono in grado di predire l'esito del test con certezza, che definisce quella proprietà in senso operazionale, è qualcosa di estremamente generale che, diciamo così, accoglie sia la descrizione della fisica classica che della fisica quantistica. Niels Bohr, nella sua risposta a Einstein, Bode e Schrödinger dello stesso anno, scrisse Bohr un articolo con esattamente lo stesso titolo dell'articolo di EPR, criticò il fatto che EPR usassero questo criterio di realtà, suggerendo che che non si applicasse alla descrizione quantomeccanica, ma in realtà lì Bohr, in un certo senso, non è riuscito a cogliere la generalità di questo criterio di realtà, ma questa sarebbe un'altra storia di cui parlare, che non farò oggi perché abbiamo già abbastanza di cui discutere. Allora,
Loro partono da questo criterio di realtà, dicono questo è generale, è un metacriterio, no? Che è più generale della fisica classica, della fisica quantistica e della relatività, insomma, ecco, quindi è un modo per ragionare, per dire che cosa vuol dire che qualcosa è reale. E a questo punto cosa fanno? Considerano un sistema particolare, un sistema composito. Loro si situano nel caso di un sistema che è formato da due parti. Un sistema bipartito, bipartitico. E in questo sistema composito loro guardano il formalismo quantistico e dicono: ecco, noi possiamo descrivere questo sistema utilizzando gli stati che sono delle funzioni d'onda o dei vettori in uno spazio di Hilbert, e sappiamo che esiste il principio di sovrapposizione, eccetera, eccetera, e quindi utilizzano tutto questo per costruire uno stato che poi di fatto è uno stato di entanglement. Adesso io non vi descrivo nel dettaglio, anzi non lo sto neanche a scrivere, questo stato che è stato più o meno definito da EPR nel loro articolo, ma vi spiego qual è la situazione equivalente di un sistema classico da cui potremmo dire EPR si sono ispirati per darne poi la versione quanto meccanica. Allora, sostanzialmente possiamo considerare un sistema che è come un corpo che è stato pretagliato a metà. E quindi praticamente il mio sistema è un sistema S formato da due sottosistemi, S1 e S2. Diciamo questo è S1, questo è S2 e questo è S. Ora, questo sistema è stato pretagliato, diciamo, in due frammenti che hanno esattamente la stessa massa. Questo sistema si trova all'origine di un determinato sistema di riferimento, diciamo, che dà la coordinata spaziale del sistema. Possiamo immaginare che a un certo punto all'interno di questo sistema ci sia un micromeccanismo esplosivo che fa sì che queste due parti si separino tra di loro e inizino a viaggiare nello spazio. Quindi avremo uno dei frammenti che sarà qua e l'altro frammento che sarà ad esempio qua. Qui a un certo tempo t abbiamo qui il sistema S1 e qui il sistema S2. Quindi, e ovviamente questo frammento viaggerà. Avrà una certa quantità di moto, chiamiamola P2, che sarà ad esempio mv, massa per velocità. E qui ovviamente questo frammento avrà una quantità di moto P1 che sarà ad esempio meno mv. Meno mv, cioè perché? Perché posso dire meno mv? Perché ovviamente esiste la conservazione della quantità di moto e se il sistema inizialmente aveva una quantità di moto uguale a zero, che è l'ipotesi che sto facendo, era a riposo rispetto a questo sistema di riferimento, i due frammenti necessariamente hanno delle quantità di moto opposte. E poiché ho ipotizzato che il sistema era pretagliato in due parti aventi la stessa massa, le velocità dei due frammenti sono esattamente l'una all'opposto dell'altra. E questo mi permette anche di dedurre che questa posizione, diciamo così, x2 del sistema, se qui ho la posizione x2 e qui ho la posizione x1, ebbene x1 è necessariamente uguale a meno x2. Quindi in un certo senso questi due sistemi si trovano in una situazione dove sono uno un po' la versione speculare dell'altro. Bene, ora in questo è il sistema che in un certo qual modo considerano EPR, ma poi loro lo considerano da un punto di vista quanto meccanico. Ora, EPR vogliono assicurarsi di che cosa? Del fatto che se da questa parte del sistema, diciamo che qui c'è il laboratorio di Alice, e invece da questa parte c'è il laboratorio di Bob. Ora, EPR vogliono assicurarsi che se Alice fa, ad esempio, delle misure sul suo sistema, questo non abbia nessuna influenza sulle eventuali misure che può fare Bob nello stesso tempo
o con un certo ritardo temporale, ma vuole assicurarsi che sostanzialmente, questa è la parola importante, che i due sistemi S1 e S2 sono a tutti gli effetti due sistemi sperimentalmente separati. Allora, cosa fa Einstein? Beh, i collaboratori, loro dicono a un certo tempo t i due sistemi si trovano a una distanza temporale delta x, ovviamente questo delta x è x2 meno x1, c'è una certa distanza delta x. E immaginiamo che Alice faccia un esperimento al tempo, Alice fa il suo esperimento a un tempo, diciamo t1. Dopo il tempo t, a un certo tempo t1, Alice fa il suo esperimento e Bob fa il suo esperimento a un certo tempo t2 dopo il tempo t. T1 e t2 potrebbero essere uguali o non uguali. Possiamo a questo punto anche considerare l'intervallo, la differenza, il ritardo tra l'esperimento di Alice e di Bob, che è un delta t, che sarà la differenza tra t1 e t2 in valore assoluto. Ora, i PR cosa dicono? Dicono se i due frammenti sono abbastanza distanti o se l'intervallo, diciamo, delta t è sufficientemente piccolo, il che vuol dire Alice e Bob fanno i loro esperimenti in un certo senso quasi congiuntamente, a tutti i fini pratici congiuntamente, a questo punto non è possibile che ciò che fa Alice sul suo sistema S1 possa influenzare in qualche modo, perturbare in qualche modo, disturbare in qualche modo il sistema di Bob. Non è possibile. Cioè, sostanzialmente, Einstein e i collaboratori dicono se delta x su delta t è strettamente più grande che la velocità della luce, allora poiché nulla si propaga nello spazio più velocemente della luce, nessuna materia, energia, informazione può farlo, è impossibile che ci sia un'influenza di ciò che avviene qua su ciò che avviene qua e viceversa. Quindi, sostanzialmente, da un punto di vista relativistico, si dice che c'è un intervallo spazio-temporale di tipo spazio, ma questo è nel gergo della relatività. Insomma, Einstein, inventore della relatività, dice: io so bene come funzionano le cose da un punto di vista della relatività, delle relazioni causali possibili tra i diversi sottosistemi, sistemi. Quindi, se io mi pongo in questa condizione, certamente i due sistemi sono separati. Quindi, sostanzialmente, se c'è abbastanza distanza spaziale, ci sarà anche separazione sperimentale. E qui sembra che tutto va bene. A un certo punto, quindi, questa è la descrizione. Adesso E PR sostanzialmente prendono questa situazione, ma in una versione quanto meccanica. Ora, come vi ho detto, no, qui siamo in una situazione dove i sistemi di Alice e di Bob sono fortemente correlati, no? Anticorrelati in realtà, bisogna dire. Se Alice fa una misura della posizione, se Alice fa una misura della posizione del suo frammento, automaticamente sa che il frammento di Bob in quel momento avrà la posizione opposta. Quindi è in grado di fare una predizione con probabilità uguale a 1 e quindi, usando il criterio di realtà, può dedurre la proprietà attuale del frammento di Bob senza bisogno ovviamente di fare una misura sul frammento di Bob. Stessa cosa, se misura la velocità, sa che il frammento può fare una predizione circa il frammento di Bob e viceversa. Quindi il fatto che esista questa correlazione permette di fare delle predizioni. Quindi posso fare le misure su un frammento e dedurre le proprietà dell'altro. Ovviamente in fisica classica non è così importante perché in fisica classica le misure possono essere rese non invasive, quindi non è neanche necessario fare questo procedimento. Ognuno può fare le misure, si possono fare tutte le misure che si vogliono della posizione, della quantità di moto. Queste misure possono essere idealmente rese meno invasive possibile, quindi non ci sono problemi, lo sappiamo dal punto di vista della fisica classica. Ma dal punto di vista della fisica quantistica le cose cambiano, perché c'è il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg che impedisce, no, di descrivere in modo preciso, di attualizzare in modo estremamente preciso sia la posizione che la quantità di moto. Bene. Allora, e PR cosa fanno? Loro dicono: va bene, questo sistema è associato a un certo spazio di Hilbert,
spazio degli stati, e loro considerano un certo stato psi associato a questo sistema composito, e lo stato che vanno a descrivere è sostanzialmente uno stato che oggi chiameremo stato di entanglement. E quando abbiamo a che fare con uno stato di entanglement, bene, questo stato non è che descrive delle correlazioni già attuali, ma è uno stato che è espressione di correlazioni potenziali, nel senso che poi quando si fa un'osservazione, sia essa congiunta, un'osservazione che fa soltanto Alice o soltanto Bob o Alice e Bob insieme, a causa della natura di questo stato, del processo di collasso della funzione d'onda, si vengono a creare delle correlazioni. Quindi facendo una misura si attualizzano delle correlazioni. Nel sistema classico sono già attuali, nel sistema quantistico vengono attualizzate di volta in volta. Adesso questo non era il linguaggio ovviamente che usava EPR, EPR hanno semplicemente costruito questo stato e loro hanno cercato di dedurre tutto quello che sapevano si poteva dedurre con la loro comprensione della fisica quantistica. E di fatto loro dicono, se noi definiamo questo stato, in realtà la teoria standard quantistica ci dice che se Alice fa una misura, ad esempio, sulla quantità di moto, noi sappiamo che lo stato del sistema cambia, la descrizione quantomeccanica dello stato del sistema cambia e fa sì che dopo Alice o chiunque altro sia in grado, osservando qual è la posizione del frammento S1, è in grado di predire con certezza quale sarebbe l'esito della misura di Bob nel caso Bob decidesse di misurare la posizione del suo frammento. E forte di questa capacità predittiva posso argomentare che il frammento di Bob possiede in atto quella posizione, usando il criterio di realtà dunque. Ma la parte interessante del ragionamento è un'altra, è che lui e Pierre dicono sì, però Alice avrebbe potuto scegliere non di misurare la posizione, ma ad esempio di misurare la quantità di moto, la velocità se preferite. Avrebbe potuto fare anche questa scelta. Mettiamo che avesse misurato la velocità, anche lì avrebbe osservato un determinato valore e in quel momento di nuovo avrebbe avuto una capacità predittiva totale circa il valore che avrebbe potuto misurare Bob se avesse deciso a sua volta in quel momento di fare una misura della velocità. E di nuovo, criterio di realtà, allora il frammento deve possedere in atto quella velocità. Però il punto è che la scelta di Alice di fare la misura della posizione o della quantità di moto è una scelta arbitraria. Può decidere di fare una o l'altra, può addirittura usare un generatore di numeri a caso per decidere, non ha bisogno, e la sua scelta ovviamente porterà a un'osservazione, e questo suo agire sul frammento S1 non ha comunque nessuna influenza sul frammento di Bob. Perché? Perché c'è separazione sperimentale secondo EPR. E quindi, siccome io posso decidere sia di misurare la posizione, la velocità, in entrambi i casi posso dedurre quale sarebbe il risultato nel frammento di Bob, e siccome il frammento di Bob non è influenzato dalla scelta di Alice di misurare o la posizione o la velocità, necessariamente, affinché ci sia coerenza in questa descrizione, bisogna che il frammento di Bob possieda in atto congiuntamente sia una posizione ben definita che una quantità di moto, una velocità se preferite, ben definita. Questo è il ragionamento che fanno EPR. Sostanzialmente EPR, qui non entro nel dettaglio, utilizzano quello che in seguito Piron avrebbe definito come nozione di test prodotto, cioè un test che permette di testare anche delle proprietà incompatibili, ma su questo tornerò magari in altre discussioni. Quindi vedete la forza di questo ragionamento? Questo ragionamento dice, ma se tutto quello che ho appena finito di dire è corretto e non c'è un errore di ragionamento, ebbene io ho appena ottenuto una contraddizione con che cosa? Col principio di indeterminazione di Heisenberg. Perché il principio di indeterminazione di Heisenberg mi dice che non c'è verso, non c'è possibilità di attualizzare in modo estremamente preciso per un determinato ente microscopico sia la posizione che la quantità di moto.
Invece questo ragionamento mi dice che dovrebbe essere che questo sistema S2, questo sistema quantomeccanico S2, deve avere una posizione, una quantità di moto in atto congiuntamente, perché questo è quello che ho appena dedotto. Quindi E e PR dicono, ah, quindi ci sono degli elementi di realtà, gli ho appena dimostrato che ci sono, che devono esserci, che la teoria quantistica non è in grado di descrivere. Perché? Perché c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg. E quindi la teoria è incompleta perché non riesce a rendere conto di tutto ciò che esiste nel sistema in senso attuale, cioè delle proprietà attuali che un sistema ha. Quindi questo è il ragionamento molto forte, molto, diciamo così, penetrante di EPR che sostanzialmente mostrano che se è vero tutto quello che dicono, c'è una contraddizione in termini. Cioè, sostanzialmente questi stati di entanglement, che non chiamavano ancora così, permettono di dedurre delle cose che confliggono con altre cose che vengono dedotte dallo stesso formalismo quantistico. Voilà. Adesso qui facciamo una piccola pausa riflessiva e diciamo cos'è successo a questo punto? Poi, intanto, ai tempi di EPR, ovviamente, questi ragionamenti sembravano più dei ragionamenti filosofici. Non si sapeva molto ai tempi ancora sul fatto o meno che tutto ciò che aveva in pancia il formalismo quantistico corrispondeva o meno a degli elementi, avesse veramente delle corrispondenze nella realtà fisica. Questi stessi strani stati che era possibile costruire, questi stati di entanglement, forse in realtà potevano essere semplicemente un artefatto della teoria. Quindi effettivamente poi in seguito gli esperimenti dimostrarono che questi stati sono reali. Ma vedete, il ragionamento di EPR ha una sua validità di per sé, a prescindere dall'analisi sperimentale, perché è un ragionamento logico, parte da dei presupposti e poi fa delle deduzioni. Quindi, come dicevo, è un ragionamento ex absurdum. E quindi bisogna andare a guardare, se si arriva a una contraddizione in termini, bisogna andare a guardare che cosa c'è nei presupposti che non è corretto. Ora, EPR, diciamo, ipotizzano, prima di tutto utilizzano un criterio di realtà. Ora, come vi dicevo, questo criterio di realtà è talmente generale che non può essere lui l'imputato, non può essere lui l'elemento che non funziona nel ragionamento, l'assunto errato, non è lui. Questo lo sappiamo, tra l'altro, perché appunto questo criterio di realtà è stato utilizzato poi per ricostruire addirittura la meccanica quantistica. Quindi sicuramente quel criterio di realtà è compatibile con la costruzione e la descrizione quantomeccanica. Ma cos'altro fanno EPR? Loro lo fanno, diciamo, in buona fede, senza saperlo, ma loro ipotizzano che all'interno della descrizione quantomeccanica, della teoria standard della fisica quantistica, sia possibile discutere di due sistemi S1 e S2, che sono entrambi due sistemi quantistici appartenenti a un sistema composito S. È possibile ipotizzare che questi sistemi, cioè è possibile mettersi in una situazione tale che questi sistemi sono di fatto sperimentalmente separati e che questo assunto non sia in conflitto con la descrizione quantomeccanica che loro utilizzano, no? Loro si situano all'interno di questa descrizione. Ora, perché per loro questo è possibile? Perché dicono là, se sono separati, eccetera, eccetera, quello che vi ho spiegato prima. E naturalmente tutto il discorso, tutto il ragionamento di EPR poggia su questo fatto che i sistemi sono separati. Perché ovviamente Alice deve poter fare delle predizioni circa il sistema di Bob, ma senza alterare lo stato del sistema di Bob. E il fatto che le azioni di Alice non hanno nessun effetto sul sistema di Bob è garantito dal fatto che si ritiene che i due sistemi sono sperimentalmente separati. E cosa vuol dire? Che appunto si possono fare delle misure nei due sottosistemi e queste non avranno nessuna influenza le une sulle altre.
E quindi le predizioni di Alice sul sistema di Bob sono delle vere e proprie predizioni, cioè non sta agendo su quel sistema, sta solo acquisendo informazione, tramite le sue misure acquisisce informazione sul sistema di Bob e usa questa informazione, senza alterare il sistema di Bob, per decretare che cos'è attuale o meno per quel sistema. Però tutto questo funziona perché i due sistemi vengono considerati da EPR come sistemi separati da un punto di vista sperimentale. Ora, il problema è che questo assunto è in effetti un assunto errato. In che senso? Nel senso che il formalismo standard della meccanica quantistica è un formalismo che è strutturalmente troppo povero per poter includere al suo interno la descrizione di sistemi separati. Ed è questo il risultato estremamente forte che Hartz negli anni Ottanta ottiene e che è in un certo qual modo la vera risposta al paradosso di EPR. Hartz cosa fa? Hartz riesce a mostrare che sostanzialmente è impossibile descrivere in modo coerente, in modo completo, due sistemi quantistici separati. Ora uno mi dirà: ma come? Come non si può in fisica quantistica descrivere due sistemi separati? Perché di solito in fisica quantistica, ad esempio, quando ci sono due sistemi, diciamo S1 e S2, lo spazio di Hilbert lo si prende come prodotto tensoriale dei due spazi di Hilbert dei due sottosistemi. Questo è lo spazio di Hilbert per il sistema S e viene descritto come isomorfo al prodotto tensoriale di due spazi di Hilbert associati ai due sottosistemi. E in fisica quantistica si dice: ma se io prendo uno stato che è ad esempio φ1 prodotto tensoriale φ2, quello che si chiama uno stato prodotto, ebbene questo stato prodotto descrive perfettamente la situazione dei due sistemi separati. Sì, è vero, ma il problema diciamo, di questa limitazione strutturale del formalismo quantistico non si situa a livello degli stati, cioè non lo si può vedere questo problema a livello degli stati, perché in realtà proprio perché esiste questo principio di sovrapposizione, e gli stati di entanglement sono un caso particolare di stati di sovrapposizione, ebbene, a causa del principio di sovrapposizione possiamo dire che c'è una sorta di sovrabbondanza di stati nel formalismo quantistico, ma questa sovrabbondanza di stati è proprio la conseguenza di una carenza di proprietà. Cioè, nel senso, se andiamo a guardare un sistema quantistico, andiamo a guardare il reticolo delle proprietà, vediamo che non ci sono all'interno di questo reticolo di proprietà, non ci sono abbastanza proprietà per poter descrivere anche le proprietà dei sistemi separati. Ora, qui naturalmente la questione è un po' più complicata da descrivere, non posso adesso qui entrare nei dettagli, ma vi accenno solo a due o tre cose. Cioè, nel Constantin Piron sviluppò a un certo punto a Ginevra quella che è un approccio assiomatico della fisica quantistica, e l'idea era quella di ricostruire, no, il formalismo quantistico partendo da degli assiomi che fossero più naturali possibili, degli assiomi operazionali e realistici, che partivano anche dal criterio di realtà di Einstein, e poi degli assiomi che descrivevano sostanzialmente, nella misura del possibile, ciò che un fisico fa in un laboratorio, che cos'è una proprietà, cos'è uno stato, che cos'è un test sperimentale, eccetera, eccetera. E il fatto che ci sono proprietà che sono più forti di altre, eccetera. E quindi è una costruzione estremamente elegante, e in questa costruzione assiomatica Piron diventa famoso per, appunto, perché riesce a dimostrare una sorta di teorema dove, utilizzando un certo numero di assiomi che si esprimono, tra l'altro, soprattutto a livello delle proprietà del sistema, e lui riesce a dimostrare che si arriva a una rappresentazione di tipo hilbertiano. Ai tempi erano degli spazi di Hilbert generalizzati, poi in realtà il risultato di Piron
è stato raffinato nel tempo e si è arrivati sostanzialmente a una descrizione completa hilbertiana, cioè nel senso questo programma assiomatico è stato portato a completamento, probabilmente ne parlerò in un altro video, ma Pirò ovviamente ha, diciamo, nella sua costruzione ha un certo numero di assiomi. E molti di questi assiomi sono perfettamente naturali, però ce n'erano anche altri, due in particolare, la cui, diciamo, il contenuto fisico non era molto chiaro. Hanno dei nomi tecnici, uno si chiama covering law e l'altro weak modularity. Questo assioma, detto covering law, era sostanzialmente quell'assioma che permetteva di introdurre a livello delle proprietà del sistema l'equivalente di ciò che in uno spazio di Hilbert ha a che fare col principio di sovrapposizione. Questo era l'assioma covering law, poi c'era quell'altro assioma che era weak modularity, che invece era un assioma che sostanzialmente garantiva che le sequenze di vettori che diciamo che gli stati convergessero all'interno dello spazio degli stati nel senso di Cauchy, sono cose un po' tecniche. Però, diciamo, soprattutto covering law aveva a che fare col principio di sovrapposizione e l'altro con la completezza in senso di Cauchy dello spazio degli stati. Bene. Questi due assiomi un po' tecnici erano necessari per arrivare alla descrizione hilbertiana del sistema fisico della meccanica quantistica. Ora, Hartz, nel corso della sua tesi, lui studiava i sistemi compositi e cosa fa Hartz quando si studia un problema? Si parte sempre cercando di descrivere la situazione più semplice possibile. E la situazione più semplice immaginabile quando si studiano delle entità composite è di ipotizzare, ad esempio, che le due entità sono separate. Ed è quello che fece Hartz. E quando Hartz iniziò a descrivere questa situazione all'interno del formalismo assiomatico della scuola di Ginevra, si rese conto di qualche cosa che a quei tempi nessuno poteva immaginare, e che questi due assiomi, covering law e weak modularity, venivano violati diciamo, da un sistema composito se i due sottosistemi S1 e S2 venivano ritenuti separati. O meglio, venivano violati se si supponeva che questi due sottosistemi erano separati e entrambi di tipo quantistico. Se uno dei due diventava classico, allora di nuovo si poteva obbedire a questi assiomi. Quindi, in sostanza, Hartz dimostra che, strutturalmente parlando, la meccanica quantistica non è in grado di descrivere dei sistemi separati, perché i sistemi separati violano due degli assiomi che permettono giustamente la costruzione della teoria. E quindi c'è proprio una limitazione di tipo strutturale. Ora cercherò magari adesso di darvi un'indicazione un po' più precisa, un po' più specifica per farvi capire perché c'è questo problema. Ovviamente la dimostrazione di Hartz potete andarla a vedere nei suoi articoli, si esprime, diciamo, è una dimostrazione che va fatta in modo estremamente generale, senza supporre niente sul sistema fisico, nel senso senza ipotizzare che ci sia una struttura tipo prodotti tensoriali o cose di questo genere, ma Hartz proprio mostra quali sono gli elementi di realtà mancanti, quelli che precisamente permettono di descrivere in modo completo tutte le proprietà di un sistema composito i cui sottosistemi sono separati. Ora, la ragione per cui è impossibile farlo è molto semplice ed è legata per l'appunto al fatto che gli stati di entanglement, che sono sempre definibili, quindi sempre, ci sono sempre quando abbiamo a che fare con due sistemi quantistici, ebbene questi stati di entanglement possono produrre delle correlazioni, e queste correlazioni fanno sì che ci saranno degli esiti che dovrebbero essere possibili per dei sistemi separati che non possono essere più attuati. E questa è una contraddizione rispetto all'ipotesi stessa che i sistemi sono separati. Provo adesso a farvi, diciamo, vedere un pochettino come funziona la cosa a un livello un po' qualitativo, giusto così ci capiamo. Allora,
Immaginiamo che abbiamo un sistema quindi S, che è un sistema composito, e immaginiamo che facciamo sul sistema S1 un'osservazione, chiamiamola osservazione dell'osservabile A, e sull'altro l'osservazione dell'osservabile B. Se io ipotizzo che questi sistemi S1 e S2 sono sperimentalmente separati, ovviamente posso anche fare sul sistema composito l'osservazione di un'osservabile, chiamiamola AB, che è la, diciamo, combinazione, la congiunzione di queste misure, queste osservazioni OA e OB. Lo posso fare ovviamente perché sono separati, quindi posso operare congiuntamente sui due sottosistemi. Ora, ad esempio, posso scrivere che OA, possiamo immaginare che sia un'osservabile che dà luogo a due esiti possibili, chiamiamoli A e A barra, e che OB dia luogo a due esiti possibili, B e B barra. Ora, in meccanica quantistica possiamo associare a questi esiti dei cosiddetti proiettori ortogonali, chiamiamoli PA e PA barra. PA barra ovviamente è 1 meno PA, che proietta sullo spazio ortogonale, sul sottospazio ortogonale allo spazio, al sottospazio su cui proietta PA. Stessa cosa qua, avrò un PB e avrò un PB barra. Questi sono dei proiettori. Bene, adesso per l'esperimento congiunto, ovviamente se ho l'esperimento congiunto, se questi A e A barra, BB barra sono degli esiti possibili, e se è vero che questi sottosistemi sono separati, allora necessariamente, sperimentalmente, ciò significa che l'esperimento OAB avrà come esiti possibili tutte le coppie, tutte le combinazioni degli esiti dei due sottoesperimenti. Quindi avrò l'esperimento A, la coppia AB come possibile esito, avrò AB barra oppure A barra B, oppure A barra B barra. Avrò questi quattro esiti possibili. Tra l'altro, a questi quattro esiti possibili, ovviamente avrò dei proiettori associati: PAB, PAB barra, PA barra B e PA barra B barra. Ora, proprio perché i sistemi sono separati sperimentalmente, si può dimostrare, non lo faccio qua, che questi proiettori necessariamente sono il prodotto di questi altri dei proiettori. Ad esempio, PAB è PA per PB. Ovviamente PA per PB è la stessa cosa che PB per PA, perché questi proiettori che proiettano nel sottospazio, diciamo, i proiettori associati all'osservabile A e all'osservabile B sono compatibili, commutano proprio di nuovo in virtù dell'ipotesi del fatto che i due sottosistemi sono separati, e di nuovo è qualcosa che si può dimostrare. Quindi abbiamo questi proiettori che sono il prodotto dei proiettori degli esperimenti individuali. Adesso la cosa è questa. Una volta che ho questa costruzione, ora, per mostrare che è impossibile definire un sistema separato in meccanica quantistica, beh, in realtà io posso ad esempio già mostrare, se è sufficiente mostrare, che io posso costruire uno stato, chiamiamolo psi, che appartiene ovviamente allo spazio degli stati del sistema S, e posso costruire uno stato che è tale che per questo stato gli esiti dell'esperimento OA, della misura dell'osservabile A, entrambi gli esiti sono possibili, nel senso che entrambi hanno probabilità differente da 1, pardon, differente da 0. Stessa cosa sempre per questo stato, gli esiti della misura di B, anche questi esiti hanno probabilità diversa da 0. Allora, se i sistemi sono separati, se entrambi questi esiti sono possibili con probabilità diversa da zero, stessa cosa qui, allora tutti e quattro questi esiti dell'esperimento, che è la congiunzione dei due, devono essere possibili in
e avere probabilità diversa da zero, per definizione stessa, definizione operazionale di due sistemi separati. Ora però è facile costruire uno stato utilizzando il principio di sovrapposizione tale che questo non è possibile. Io basta che costruisco uno stato, ad esempio, che è del tipo chi più xi. Chi e xi sono due stati, e posso, diciamo, definire questi stati chi e xi, ad esempio, nel modo seguente. Chi posso prenderlo come uno stato che è proporzionale a un qualsiasi stato phi che viene proiettato sul sottospazio associato all'esito B barra e poi proiettato nel sottospazio associato all'esito A. Posso definirlo in questo modo, e ovviamente che è poi la stessa cosa che PB barra PA phi. E lo stato xi invece posso prenderlo proporzionale perché nel senso che bisogna normalizzarlo, e lo posso prendere come PA barra PB, sempre di questo stato phi. Ora vedete, se io prendo questo stato, che è uno stato di sovrapposizione, con questi stati chi e xi definiti in questo modo, quello che posso osservare è che quando vado a proiettare lo stato psi nel sottospazio associato a questo esito A, devo applicare il proiettore PA. Allora vedete che se applico PA, quando PA agisce su xi, mi dà 0, perché qui c'ho il PA barra che è ortogonale a PA, quindi dà 0, perché PA, PA barra è uguale a 0. Qui invece c'ho PA, quindi faccio PA per PA, PA al quadrato è uguale a PA, questo è per definizione ovviamente dei proiettori, che sono degli operatori idempotenti, e quindi praticamente quando applico PA su chi non cambia. Quindi sostanzialmente quando applico psi a questo stato, se faccio PA per psi, ottengo 1 su radice di 2 chi. E ora io posso ragionare nello stesso modo con tutti gli esiti e mostrare che ogni volta che proietto lo stato psi nei sottospazi corrispondenti ottengo sempre un vettore diverso da zero. Quindi, in virtù della regola di Born, tutte le probabilità associate a questi esiti sono diverse da zero. Il problema però è che adesso cosa succede se, ad esempio, provo a guardare quali sono le probabilità associate a questi esiti dell'esperimento congiunto formato dai due sottoesperimenti. Allora immaginiamo che voglio guardare qual è la probabilità di questo esito. La probabilità di questo esito ovviamente è data da che cosa? Bisogna prendere il proiettore associato, farlo agire sullo stato del sistema, prendere la norma al quadrato. Questa è la regola di Born. Ora però il problema è che cos'è questo vettore? È PAB. PAB è PA per PB per PSI. Ora vedete, se io faccio agire PB su chi, siccome chi contiene il B barra, mi dà 0. Se faccio agire A su xi, siccome c'è A barra, mi dà 0. Quindi in realtà questo vettore è 0 e quindi la probabilità è 0. Quindi questo esito non è assolutamente possibile. In realtà nemmeno questo esito, per un ragionamento equivalente, è possibile. Quindi quando il sistema si trova in questo stato, quello che succede è che ci sono degli esiti che sono impossibili, e questi esiti sono impossibili perché c'è giustamente, ci sono delle correlazioni, e queste correlazioni fanno sì che certi
esiti non possono più accadere, e questo è in contraddizione con il fatto che i due sottosistemi sono separati. Ovviamente qui non sto facendo altro che descrivere quello che è uno stato di entanglement, anche se qui in questa piccola discussione non ho reso così esplicito, ho semplicemente reso esplicito il fatto che ho uno stato di sovrapposizione. Quindi gli stati di sovrapposizione impediscono sostanzialmente ai sistemi quantistici formati da sottosistemi quantistici, impediscono ai sottosistemi di essere separati. È l'idea un pochettino della dimostrazione che poi si trova in forme molto più raffinate nel lavoro di Diederik Arts. Adesso non vorrei prolungare troppo questo video, ma si può parlare ancora di molte altre cose. Ad esempio, a qualcuno potrebbe, cancello la lavagna un attimo, qualcuno potrebbe venire in mente di dire: ma non ci sono altri modi di ragionare usando un ragionamento del tipo EPR, ma tale che si riesce lo stesso a arrivare a conclusioni simili. Perché vedete, uno potrebbe anche dirsi: va bene, lasciamo stare gli stati di entanglement, ma e se io prendo, diciamo, se io ho un sistema, prendiamo un sistema qualunque, S, su cui io voglio poter fare delle predizioni. Adesso non considero più i sistemi compositi. Dico, ho un sistema S. Questo sistema ovviamente si trova in un certo stato psi. Adesso io posso dire, ma se io fossi in grado di clonare, di fare dei cloni di questo sistema, io potrei usare ognuno di questi cloni per fare una misura, per fare delle misure sui cloni e a questo punto dedurre l'esito della misura, fare lo stesso tipo di ragionamento che facevano i PR usando questi cloni, no? Se sono identici, se si trovano esattamente nello stesso stato, allora io posso fare questa cosa, se posso clonare. Ora ovviamente questi cloni per definizione sarebbero separati, perché non sono dei sistemi che anche di nuovo non verrebbero concepiti come separati, ma che mi permetterebbero di fare questo. Quindi esco un attimo dall'idea dell'entanglement, dico io costruisco dei cloni che sono dei sistemi, ogni sistema S, questi sistemi sono quantistici, però i cloni, non sto considerando di nuovo l'insieme di tutti i cloni come un sistema quantistico. Dico, magari a questo livello questi sottosistemi sono separati, la fisica quantistica si applica a livello di ogni clone, però ogni clone lo considero separato rispetto agli altri. Ora, uno potrebbe dire, ah, ma no, non si può perché in fisica quantistica c'è un bellissimo teorema che si chiama teorema di no cloning, l'impossibilità, un teorema di impossibilità a clonare un sistema, cioè a riprodurre in modo perfetto lo stato di un sistema senza, ad esempio, distruggere lo stato del sistema di partenza, cioè senza di nuovo disturbare il sistema S in modo irrimediabile. In realtà non è proprio così, perché questo teorema di no cloning si applica unicamente nella situazione in cui io non so in quale stato si trova il sistema S che voglio clonare. Se invece io conosco lo stato da clonare, allora posso mettere in atto una procedura fatta su misura per quello stato, e a questo punto il teorema no cloning non si applica. Quindi non è che c'è un'impossibilità a clonare un sistema, c'è un'impossibilità a costruire una macchina universale di clonaggio che funzioni a prescindere dalla mia conoscenza dello stato del sistema. Dovrei parlare di queste cose in un altro video, ma adesso era solo per dire che in realtà non è un problema. Si possono creare dei cloni. Il problema però è che anche se ho creato questi cloni non mi permettono a questo punto di fare delle predizioni, anche se sono esattamente nello stesso stato dello stato del sistema su cui voglio cercare di dedurre il massimo possibile, anche se faccio delle misure, ad esempio qui della posizione, qui della quantità di moto, eccetera, questo non mi permette di dedurre nulla, perché a questo punto, non essendo più uno stato di entanglement, cioè questi sistemi non essendo in stati di entanglement, non ho più a disposizione delle correlazioni. Per tornare all'idea di Einstein delle variabili nascoste,
anche se io sono in grado di clonare il sistema, non sono in grado di clonare le variabili nascoste. E la ragione per cui non sono in grado di clonare le variabili nascoste è semplicemente perché le variabili nascoste di tipo Einstein, Podolsky-Rosen non esistono, e quindi non posso clonare qualche cosa che non esiste. Quindi ovviamente il processo, anche se io misuro qui una certa posizione, questo non mi dà nessuna capacità predittiva circa l'esito di una misura della posizione su questo sistema, anche se questo sistema è identico. E le ragioni di questo hanno a che fare con l'indeterminismo intrinseco che è presente nei processi di misura quantistici, che può essere spiegato sì in termini di variabili nascoste, ma non di variabili nascoste associate al sistema, ma associate all'interazione tra il sistema e lo strumento di misura. Di questo parlerò in un'altra volta. Quindi, diciamo, anche usando uno stratagemma di questo tipo, non si riesce ovviamente a bypassare la difficoltà. Bene, questa era solo una piccola parentesi. Credo di aver detto già abbastanza, forse una riflessione per cercare di inquadrare un pochettino ciò di cui vi ho parlato oggi da una prospettiva magari un po' più filosofica. Allora, Hartz negli anni 80 produce questo risultato estremamente forte, dal mio punto di vista completamente sottovalutato, tra l'altro è per quello che anche in epoca recente ho cercato di pubblicare un articolo cercando di ricordare ai miei colleghi che la vera soluzione del paradosso EPR è quella che dice che c'è una limitazione in termini strutturali del formalismo quantistico che non può descrivere i sistemi separati. Cioè, due sistemi possono essere separati, ma allora uno dei due deve essere almeno classico, un sistema classico, definito in un certo modo. Bene, questo quindi non è possibile. Uno dice, ma è grave o non è grave? E dipende, perché vedete, c'è una possibilità. La possibilità è di dire, ma in fin dei conti, forse che il formalismo quantistico ha nella sua versione standard, ci dice che, anche se noi non ce ne accorgiamo, in realtà tutto può sempre essere posto in entanglement con ogni altra cosa. Cioè, se io prendo due sistemi fisici qualunque, allora, e li descrivo in modo puramente quantomeccanico, allora la teoria mi dice che sarà sempre possibile metterli in uno stato di entanglement. Ora, può essere che sia così. Se prendo la mia automobile e l'automobile di mia sorella, che si trova da un'altra parte, la fisica quantistica dice, in linea di principio, queste due automobili, se considerate con una descrizione puramente quantistica, e in linea di principio dovresti poter usare anche una descrizione puramente quantistica, allora possono essere messe in stato di entanglement e quindi di conseguenza non possono essere considerati come due sistemi separati, sperimentalmente separati, a prescindere dalle distanze spaziali che hanno. Il punto è vero o non è vero? Cioè, esiste un limite alla capacità di produrre degli stati di entanglement? Esistono delle entità per le quali non è possibile definire degli stati di entanglement, e quindi esistono delle entità che possiamo ritenere come separate? Ecco, questa è una domanda aperta, possiamo dire. Non lo sappiamo, magari tutto può essere posto in entanglement, semplicemente non ci sono le condizioni per farlo. Quindi potrebbe essere che il fatto che nella teoria quantistica sia impossibile descrivere le entità separate non sia un limite di questa teoria, ma che sia in un certo senso la sua ricchezza, cioè che ci dice qualche cosa che noi non siamo in grado di apprezzare. Sappiamo che l'entanglement, le connessioni di tipo entanglement che producono non separazione sono possibili in certi sistemi, in certe condizioni, ma forse che sono, diciamo, la loro portata è molto più vasta di quello che pensiamo. È possibile. Oppure no, oppure ci sono veramente dei sistemi che ha senso descrivere come sistemi separati, e il fatto che il formalismo quantistico non ci permetta di farlo è una debolezza intrinseca di questo formalismo che va generalizzato. Ci sono ovviamente degli ambiti dove già lo si fa, introducendo ad esempio delle regole di superselezione. Sappiamo già ad esempio che se io ho lo stato di un sistema al tempo T1 e ho uno stato del sistema a tempo T2, ad esempio, non posso costruire una sovrapposizione di questi stati a tempi diversi. Quindi, ad esempio, il tempo già
funge da regola di superselezione che limita la portata del principio di sovrapposizione, ma anche in altri ambiti, entità differenti, ma in certi contesti sperimentali si considera che la sovrapposizione è inibita e quindi quanto è estesa questa possibilità di creare degli stati di sovrapposizione è una domanda che resta del tutto aperta. Certo sarebbe interessante avere dei formalismi più generali dove è possibile, diciamo, studiare certi sistemi senza prendere una posizione così specifica, però ovviamente delle costruzioni matematiche potenti che non utilizzano ad esempio quei due assiomi di cui vi ho parlato, covering law e weak modularity, producono delle rappresentazioni matematiche difficili da utilizzare, quindi non è chiaro in che modo è possibile poi procedere. Spero di avervi offerto un po' una panoramica sul paradosso EPR, spero di avervi convinto o comunque stimolato a riflettere a questo famosissimo paradosso da una prospettiva leggermente differente e voilà, penso che mi fermo qua per oggi. Ci vediamo.